Benvenuti nel mio primo daily vlog. Ebbene sì, iniziamo con i daily, ma avremo tempo per spiegare il tutto strada facendo. Ho deciso che per editare questi video utilizzerò solo il mio smartphone, quindi tutti quelli che vedrete, appunto, che avranno la dicitura daily vlog, saranno editati dal mio smartphone. E questo per un motivo ben preciso che adesso vi spiego. Essendo appunto dei daily, saranno contenuti che usciranno ogni giorno, quindi non sempre avrò la possibilità di mettermi a computer ed editare. Anche perché sì, è vero che ho un portatile, ma non è che se tipo vado in giro all'università mi porto il computer, perché di solito mi porto il telefono, il tablet, un quaderno e il portapastelli, ad esempio. E magari potrei pensare di sfruttare le ore buche che mi rimangono tra una lezione e l'altra per mettermi a lavorare sul daily vlog. Quindi per questo motivo la scelta più saggia per me è utilizzare il telefono per editare. E questo, se ci pensate, può anche essere un vantaggio perché sperimenterò un nuovo modo di editare e diventerò anche più pratica tramite il telefono. E niente, adesso mi metto a guardare dei contenuti qua su YouTube perché tanto ieri e l'altro ieri mi sono messa a studiare e sono in pari di nuovo con il programma, quindi non devo fare niente che riguardi l'università. Quindi sì, ho passato un po' di tempo a guardare dei contenuti su YouTube che secondo me sono molto molto validi e poi dopo mi sono messa ad analizzare un po' quelle che sono le statistiche degli ultimi video usciti, cosa che faccio praticamente tutti i giorni e come vedete non va bene, possiamo fare di meglio e lo faremo, ma prima ho una missione. Perfetto, missione compiuta. Sì, era una cosa che dovevo fare da tantissimo tempo, che però mi scocciavo di fare e alla fine l'ho fatta. Ho cambiato le canzoni sulla USB, cose molto legali. Tra una cosa e l'altra si sono fatte le 5, quindi è arrivato il momento di prepararsi che dobbiamo uscire. E sì, sono in bagno, quindi t'a posto. Non è mai un lavoro semplice spegnere il computer con una mano. Comunque, mi sa che la missione di oggi è quella di andare a trovare una varsity jacket per mia sorella, tipo questa, o basketball jacket, come le volete chiamare voi, insomma, hanno 812 nomi diversi. Comunque, mia sorella ne vuole una e quindi l'andiamo a cercare. Ci ho fatto un video che trovate qua, da qualche parte. Ma non è il nostro obiettivo di oggi, noi stiamo andando di qua, da un'altra parte. Sono le Euronics perché mi sono sfondati gli auricolari e li devo cercare. Trovate, ma non erano quelle che cercavo, meglio di no, ti rendo da Amazon. Donna ragazza, un casino esagerato qua dentro, non si capisce niente. Ora sono dentro da H&M per cercare la varsity. Niente raga, solo due modelli, ora vediamo nella sezione ragazze, ma per il momento non l'abbiamo trovato. Niente raga, manco di qua, sembra siano andate a Ruba. Ruba, non ci sono. Stiamo fuggendo da qua dentro, non si capisce niente. Ma ora regà, l'esaurimento, questi bambini, urla, cani, boh. Siamo da Intelligent Store, sempre a cercare la varsity jacket. Ho chiesto alla ragazza, che lavora qua, e ha detto che possiamo trovare qualcosa nel reparto maschile, come sempre, da donna no. Mia sorella colleziona sti cazzi in bocchi, ne ha presi due. Niente, faceva uno schifo, raga. Comunque. Ora siamo da Terranova. Neanche qua niente per il momento. Come al solito ripieghiamo sul reparto uomo, ma anche qui sembra non esserci nulla. Manco qua, zero. Tornati per finire la nostra guerra. Trovate il video qua, o qua, o qua, o qua, o qua. Comunque abbiamo girato tutti i negozi, niente, non l'abbiamo trovata, quindi missione fallita, la prenderemo dal sito. E entriamo qua sotto. Vabbè, almeno questo sta aperto. Zero, raga, non c'è nulla. Zero. Bellissimo questa cosa.
cioè non tanto, però bellissimo. Oh beh. Almeno c'è la musica. C'è solo quella. Manco la luce c'è. Lol. Guardate poi di qua. Ancora peggio. Madonna. Ah, ma qua è allagato. Lol. Raga, stavo morendo malissimo la terra. È allagato addirittura, ok. Meglio tornare di qua. Comunque faceva paurissima. E niente, esplorazione finita, anche sulle scale non c'è assolutamente niente, zero. L'unico sta Happy Casa all'aperto. Comunque qua da Happy Casa stiamo cercando una bacinella a mia mamma, ma sono cose così, quindi ci vediamo dopo. Stiamo tornando verso casa, adesso siamo fermi in un parcheggio, quindi ne sto approfittando per editare un attimo questo video, e questo è il bello di editare dal telefono, che posso farlo. Mi sono doccia sciampata, ora controllo se ho tutto pronto nello zaino, ma direi che per questo daily vlog può essere tutto, quindi ci vediamo domani.